Ciao, bentornate e bentornati sul canale. Io sono Simona e questo è un video spesa Lidl e Erbolario. Allora, se a qualcuna interessasse, il look occhi l'ho realizzato con tre palette di Charlotte Tilbury. Se mi ricordo, vi metto i riferimenti nell'info box, ma se mi seguite su Instagram già lo sapete. Invece sulle labbra ho ripescato un rossetto che mi è stato regalato molti, molti, molti anni fa e che praticamente ho usato una sola volta perché secondo me non stavo bene con questo rossetto. Ammetto di averlo messo oggi. Ho fatto un mix sovrapponendo due matite labbra perché una matita labbra che matchasse perfettamente con il rossetto non ce l'ho. E ho mixato una matita di Neve Cosmetics ed una di Wycon. Il rossetto è un rossetto di Armani che a questo punto però, visto che mi vedo adesso e mi piace e neanche poco, lui è il numero 401 dei Rouge d'Armani. Chissà, ditemelo voi se esista ancora. Ho voluto provarlo perché ultimamente, come sapete se mi seguite, sto un po' uscendo dalla mia zona di comfort. Vi devo dire, mi piace tantissimo, quindi sicuramente lo rivedrete presto. Il rossetto ve lo mostro, eccolo qua. Ma è esattamente come lo vedete sulle mie labbra. Peraltro, io non ho le labbra particolarmente pigmentate, perciò non vado a cambiare il colore del rossetto. Questo è. Fatemi sapere se vi piace. Allora, ho fatto un salto da Lidl perché non ci andavo da un po' di tempo e poi mentre andavo ho fatto partire l'ultimo video della Eli. Praticamente ho memorizzato mentre andavo da Lidl quello che avrei voluto acquistare. In più qualcosa, insomma, niente di che, sono veramente poche, poche, poche cose. Ma prima vi mostro questa maschera idratante intensiva per pelli sensibili in tessuto di Acqua alle rose, come si chiama il brand? Non lo so, però vabbè, è il classico brand, quello che fa anche il tonico all'acqua di rosa che conoscete tutti, pagata 1,99 euro, va tenuta 20 minuti e non va risciacquata, quindi già per questo mi piace. Le maschere in tessuto che vanno risciacquate a me non fanno simpatia. E poi, momento casalingo, ho acquistato queste spugnette che da una parte sono abrasive di V5, perché le altre, credo sempre di V5, quelle che sono un po' AS e hanno la parte sopra bianca, sono proprio scadenti per me, non mi piacciono assolutamente. E forse potrebbe aver detto questa cosa anche la Miki in uno dei suoi finiti casa. Ma nel momento in cui ha mostrato la spugna, io mi sono dovuta girare perché Artù non so cosa avesse combinato in quel momento, non sono ancora riuscita ad andare a ritornare sul video per vedere se fossero le stesse, ma lo sospetto fortemente. E visto che ogni volta che sto per uscire di casa, i miei gatti fanno lo slalom fra le mie gambe e quindi mi riempiono i pantaloni di peli. Io a casa sono piena di queste spazzole a chiappa pelucchi, ne ho anche una ovviamente in ufficio, mi manca in macchina e visto che non sempre quando esco di casa vado in ufficio, c'è una vita oltre il lavoro, ho preso questa 99 centesimi da tenere appunto in auto perché ragazze, cioè a volte mi dovrei vergognare per come vado in giro e non è assolutamente fattibile. A 95 centesimi ho acquistato di Fresh and Clean questo detergente mani e viso, sapone latte idratante. A me tutti i prodotti cremosi che sono una crema latte, creme doccia, tutte queste cose le preferisco sicuramente sopra a tutto. E c'era anche una versione trasparente per pelli super delicate che contiene acqua micellare, se non ricordo male, era azzurrina e trasparente, ma ovviamente per preferenza ho scelto questa. E comunque Fresh and Clean lo trovate in tutti i supermercati o catene, Sapone, Tigotà, insomma, si trova veramente dappertutto. Io l'ho pagato 95 centesimi. Invece a 99 centesimi di Venus 300 ml, quindi un formato un po' più grande del solito, ho preso questo intimo lenitivo più che altro per Gianluca. Io uso altri prodotti che acquisto in parafarmacia con estratto di camomilla calmante
E insomma, così, giusto per avere anche qualcosa di diverso, 99 centesimi, anche per cambiare rispetto a quello che acquisto sempre di Sien, ho voluto cambiare con questo qui. A 99 centesimi c'era questo accendino che io utilizzo per le candele e l'ho preso perché io ne ho uno, ma quando ho deciso di comprarlo non l'ho trovato subito. E l'ho pagato quasi 4 euro, mi sembra, da Casanova. Questo l'ho pagato 99 centesimi, quindi ne ho preso uno di backup perché tanto io lo utilizzo un po' in tutte le stanze, ho candele dappertutto e quindi poi era questo viola bellissimo e quindi l'ho preso. Ho preso un solare che è già uscito da un po' di tempo, però mi ha attirata. Il fatto che fosse illuminante ha una protezione 20, quindi è considerata una protezione media, profuma di cocco ed è resistente all'acqua. In realtà io un prodotto come questo l'ho preso per quelle giornate in cui magari sono in città a passeggiare, quindi non sono direttamente esposta al sole come in spiaggia, cioè sono direttamente esposta, ma non in spiaggia, non sono scoperta come in spiaggia, magari ho mezzo braccio così e quindi non, e poi non sono sempre ore e ore sotto al sole. Allora ho detto va bene, questo lo prendo per le volte in cui vado a farmi una passeggiata, quindi alterno sole ombra, e ombra e non ho bisogno di una protezione 50. Voi mi direte che in realtà la protezione 50 serve sempre, però rispettate anche i miei gusti, vi prego. Ma mentre andavo, che cosa ho visto nel video della Eli? I prodotti della linea Sien Sunshine. E ne ho presi 3 su 4, mi sembra. Allora, la body lotion Glow with a Shimmer, with a wonderful scent of sun and sea, con una meravigliosa profumazione di sole e mare. Allora, sono 300 ml, è un prodotto nuovo, sono tutti prodotti formulati senza microplastiche, quindi bene, bene, bene. E soprattutto è una lozione per il corpo shimmer. La provo subito con voi, così. Allora, la colorazione che probabilmente voi non vedrete è qui, è un po' albicocca. La profumazione sa effettivamente di mare. Allora, io non vedo glitter sul braccio assolutamente. Dà effettivamente un effetto luminoso che probabilmente però è anche un po' dato dal prodotto stesso sulla pelle. La profumazione sa proprio di mare. Però è molto 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 delicata. Non vi immaginate Cocco, Tiare e Monoi? Sa di spiaggia. Ah no, ragazze, adesso vedo dei glitter, ma dirvi che sono micronizzati è riduttivo e dire poco. Quindi sì, ci sono anche dei glitter, ma ragazze veramente, cioè bisogna andare con la lente di ingrandimento. Bene anche che si assorba immediatamente e non sono in nessun modo con la pelle appesantita o unticcia. Quindi bene, 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 grazie Eli. Peraltro questa lozione per il corpo costa soltanto 1,99 euro, quindi assolutamente interessante. Sempre a 1,99 euro, peraltro mi accorgo adesso essere vegano. Ho preso anche il deodorante, quindi stessa linea, nuovo, senza microplastiche. Mi piacciono molto gliela faccio. Mi piacciono molto gli erogatori fatti in questo modo, così come il deodorante sempre di Sien dell'anno scorso, quello che sa di mandorla, così come di Balea il deodorante al cocco. Sono dei deodoranti che mi piacciono molto. Lo userò molto volentieri e vi farò sapere. Il prodotto un po' diverso ha tra l'altro visto di nuovo lo spray Beach Waves, mi sembra che si chiami, quello nel flacone azzurrino,
però io ne ho ancora molto di quello acquistato lo scorso anno e poi ultimamente li sto stirando sempre, quindi mi va bene quello. Per 2,49 euro, sì, confermo, ho preso questo spray per il corpo e per i capelli, sono 100 ml, anche questo vedo vegano, lo provo subito insieme a voi. Non è, direi che non è shimmer, come non dà un effetto shimmer, ma effettivamente io sui capelli non lo gradirei l'effetto shimmer. Anche oggi sono stata da erbolario e c'era uno spray shimmer per i capelli, ma anche no. Allora, la profumazione è delicata, forse ho esagerato, praticamente ho i capelli bagnati adesso. Voi quando dite sono scema? Sì, sono scema, ma non importa, c'è di peggio, tanto li devo lavare. E allora, profumo delicatissimo. Allora, questo è uno spray semplicemente rinfrescante, niente di più, non è un prodotto solare, lo diceva peraltro anche la Eli che non è uno spray protettivo. Però no, non so se l'ho mai detto o forse l'ho detto tanto tempo fa e non l'ho ricordato, ma comunque io amo molto i profumi per capelli, dove bisogna sempre anche fare attenzione che non contengano troppo alcol, qui l'alcol è al secondo posto, poi c'è la glicerina, la glicerina, quindi vi farò sapere anche se mi seccherà i capelli, però comunque io sono molto amante dei profumi per capelli, perché secondo me quando ci avviciniamo a qualcuno, allora, già normalmente lo ammetto, io sono una persona, non vi dico che lasci la scia, però sempre quando i miei colleghi entrano in ufficio mi dicono: "Ah, che buon profumo!" Ecco, dovremmo essere tutti così. E quindi in aggiunta a una fragranza che vaporizzo sul corpo, sui vestiti, avere anche una fragranza sui capelli, per me è assolutamente un plus, quindi sono molto contenta e vi aggiornerò. Allora, passiamo a Erbolario. Da più di un anno a questa parte, o forse un anno esatto perché era il mese di maggio, ho iniziato ad acquistare con più regolarità prodotti di questo brand che ho utilizzato, finito, mi sono piaciuti molto, ne ho acquistati altri di altre categorie nel mentre e ho iniziato appunto a parlarvi di questo brand che è un brand italiano che ha sempre degli ingredienti molto molto interessanti e che secondo me è abbastanza sottovalutato. Sicuramente ci sono, non sono dei prodotti economici, quindi magari è anche per questo che non attira una grande fascia, fetta di pubblico. Però è pur vero che i prodotti, per quanto mi riguarda, per quello che ho acquistato e utilizzato, per me sono di qualità. Peraltro, se acquistate in negozio, c'è una raccolta punti, per cui ogni 10 punti avete 10 euro di sconto da spendere in negozio, insomma, è un qualcosa di interessante che secondo me va approfondito. Anyway, è uscita la nuova linea al cocco, una linea con poche referenze, ma molto interessanti. Chi me l'aveva detto? Me l'ha scritto una tra voi sotto a un video, perdonami, non mi ricordo il tuo nome, ma grazie perché non lo sapevo. Ad ogni modo, e ieri sono andata con mia mamma a fare un giro e ci siamo fatte vaporizzare la profumazione e la ragazza del negozio in cui siamo state, che è un negozio monomarca, e questa ragazza credo che sia la stessa da cui ho acquistato l'anno scorso, ma soprattutto è di una gentilezza estrema, a fronte di zero acquisti ha fatto per entrambe questo mini kit di campioncini, ovviamente quelli che c'erano a sua disposizione della linea Cocco. Ma mi aveva anche vaporizzato la fragranza sul braccio, quindi mi ha dato il campioncino del profumo, del bagno crema e della crema corpo. A queste referenze si aggiunge lo shampoo solido e l'olio corpo, che può essere utilizzato anche per struccarsi. Insomma, vabbè, l'olio di cocco ha veramente tantissimi utilizzi. Vi posso dire che quello che ho notato è prevalentemente, cioè non prevalentemente, sono esclusivamente piccole taglie di prodotti, nel senso che per esempio del profumo abbiamo il 15 ml e il 50, ma
Quello che ho notato è che, e sicuramente lo avrete notato anche voi se siete stati in negozio, non ci sono scatole. Hanno abbattuto completamente il packaging secondario e non ci sono scatole. Questo è il pieghevole che parla della collezione al cocco. Io lo sto guardando adesso insieme a voi. Ci sono delle informazioni molto interessanti in questo pieghevole che è bene ricordare, come il fatto che aderiscono allo standard internazionale di stop ai test sugli animali, che non hanno mai delocalizzato nessuna fase produttiva in paesi terzi, che utilizzano energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, in gran parte autoprodotta dal loro impianto fotovoltaico. Io lavoro per un'azienda che produce energia rinnovabile, e che quando utilizzano comunque gli imballi, utilizzano degli imballi riciclati o con materiali riciclabili. Inoltre sono certificati ICEA. Quindi comunque ragazze, approfonditelo questo brand, perché mi sembra un brand onesto e che vale la pena conoscere. Ma tutto questo per dirvi che dopo aver sentito sulla mia pelle il profumo al cocco fino a sera, oggi sono andata a comprarmelo. Come vedete, quindi, qui c'è semplicemente il flacone del profumo senza nessun imballaggio, cartoncino, incartamento, niente di niente. Questo è nella taglia da 50 ml e costa 20,90 euro, però devo dirvi, glieli ho dati volentieri. Allora, questo profumo contiene acqua di cocco, ylang ylang, vaniglia, legno di cedro e muschi bianchi. Allora, subito quando lo vaporizzo, mi arriva subito la profumazione del mare, dei solari. Questo sì che sa proprio di quelle profumazioni morbide, avvolgenti, di cocco, crema profumata, ma mai comunque stucchevole, molto 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 buono. E poi, con il passare delle ore, questa profumazione di acqua di cocco, comunque molto fresca, lascia il posto ai legni, allo ylang ylang e ai muschi. Nel complesso, lascia una fragranza sul corpo veramente gradevole, veramente fresca, che sa proprio di mare, ma di pulito. È veramente molto 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 piacevole. Andate a sentirlo in negozio questo profumo. E peraltro mi diceva la ragazza che per Erbolario lo shampoo secco per loro è una novità assoluta, perché non ci sono altre linee che hanno lo shampoo secco. Come, non è vero, lo shampoo secco, lo shampoo solido, scusate, non hanno linee con shampoo solido, e questa è la prima. Ma da Erbolario qualche settimana fa avevo acquistato anche un altro prodotto che vi mostro in questo video perché mi fa comodo così, ed è lo spray solare velo invisibile per il corpo con oli di fico d'India e dattero del deserto. Questo qua ha una protezione 50, quindi alta, sono 150 ml ed eccolo qua. Non l'ho ancora utilizzato, però mi sembra il classico prodotto che va bene da utilizzare in spiaggia, perché mi sembra, per quel poco che ho utilizzato, adesso ci riprovo, però mi sembra che lasci un po'. Beh, la vaporizzazione non è male. La profumazione subito mi arriva tanto alcol. Vediamo un po'. Eh beh, certo, al primo posto c'è l'alcol denaturato. Ok, adesso si sente una profumazione, però vedete, è il classico prodotto che resta lucidino e secondo me si può tollerare se si è in montagna o al mare a prendere il sole, ma no, di certo per andare in città e vestirsi sopra. Da quel punto di vista io direi di no. Non l'ho specificato, forse questo spray è per il corpo. Vi confesso che come profumazione mi aspettavo sinceramente qualcosa di meglio, però vabbè, pazienza, l'importante è che funzioni. E
Essendo molto interessata anche ai loro solari, mi sono fatta lasciare tanti campioncini della crema illuminante con olio di mango, burro di cacao ed aloe vera, che fondamentalmente è un doposole. Io vi dico che cosa mi sono fatta dare, è quella nel barattolo marroncino col tappo dorato, mi sembra. E così voi mi dite se li conoscete, se li avete usati e come vi siete trovati. E quindi anche se me li consigliate. Poi mi ha dato un campione dello shampoo sole, che anche questo c'è da diverso tempo, del fluido sole per il viso e per il corpo con protezione 20. Il primo che io ho chiesto è questa crema solare con estratto di papavero della California, che è una protezione 50 più per il viso e per il corpo, che è stata riformulata quest'anno perché diventasse più gestibile. E insomma, per utilizzarla anche sotto al make-up, che è un po' il motivo per cui io gliel'ho chiesta, quella di provarla sotto al make-up. Poi mi ha dato l'unguento super abbronzante con carota, mallo di noce e aloe. Questo, se non ricordo male, esiste veramente da una vita, ma io potrei usarlo con sopra una protezione solare, perché questo non ha nessuna protezione solare. E poi il bagno doccia dopo sole, che credo sia una novità, che ha anche la funzione di prolungare l'abbronzatura, ma soprattutto di essere sufficiente senza andare. È un bagno doccia che però funge anche da dopo sole. E poi il siero anti-age protettivo prima e poi, nel senso che si può usare prima per preparare all'esposizione solare, ma anche dopo per prolungare l'abbronzatura. E questo siero è con estratto di polpa di anguria, del Kalahari e olio di amaranto. Infine, due creme mani, una al burro di karité e quella della linea all'acido ialuronico, di cui io ho diverse referenze e vi posso dire ad oggi mi sono piaciute tutte. Questo è quanto, ragazze. Ditemi che cosa mi consigliate che io ancora non possiedo, che come vi siete trovate con questi prodotti, se li conoscete. Vi ringrazio, se avete visto questo video fino alla fine, vi mando un grande abbraccio e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!